Buongiorno, oddio, buonasera in realtà ragazzuoli, ormai è finita la prima giornata della Games Week. Io ero distratto, salutiamo intanto il buon Daniele Caso di Milestone che è passato qua dietro. Che infatti è arrivato qua e saluta le ragazze. A salutare le ragazze, giustamente. Siamo qua per parlare, di Assassin's Creed Unity. Unity. Che abbiamo perso l'inviato di Ubisoft oggi, però io ho visto il gioco in Francia, quindi posso parlarne. Quindi ve ne parleremo approfonditamente. Abbiamo del footage, domande. Quindi... anche se sembra ingannevole la cosa, è abbastanza sensata. Ciao Daniele. Maestro, che sarà domani con noi, non lui, ma il sviluppatore di Ride, sì, sì. Per esatto. Farvelo vedere in diretta, giocato dal sottoscritto, presumo. Esatto, ma torniamo a Ubisoft e a Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity che, da non amante degli Assassin's Creed, a me è piaciuto. Nel senso, io non sono mai stato un grande fan della serie per vari difetti che ci ho sempre trovato, li ho sempre detti. E li ho sempre precisati. IA, combattimenti, cioè. Mancanza di stealth, struttura che non mi convinceva mai completamente. Molto bello a livello artistico e tutto quanto, ma non mi ha mai appassionato molto a livello di gameplay. Unity... Buono Resca che è quello appassionato degli Assassin's Creed. Esattamente. E Unity però mi ha convinto parecchio perché appunto finalmente negli Assassin's Creed inserisce un sistema stealth. Il che significa che tu finalmente puoi entrare in cover, hai degli vari interni, puoi muoverti silenziosamente, una cosa che ti cambia completamente la prospettiva, perché con l'aggiunta dello stealth tu hai anche vari modi di affrontare le varie missioni, le varie assassini e tutto quanto, e quindi cambia completamente tutto, perché diventa tutto molto più vario, molto più godibile, e persino le missioni più de merda dei vecchi, per dirla con... Intanto io mi riapro la chat, ragazzi, quindi se esatto. Volete fare domande o cose. Sono migliorate tanto perché non ce l'abbiamo qua. Sono migliorate tanto perché adesso sono molto più godibili, cioè persino i pedinamenti, che erano una roba odiosissima, ora sono più godibili perché puoi nasconderti e fare effettivamente. Cioè muoverti sgaiattaiolando in giro tra i vari interni. Gli assassini sono più belli da attuare perché comunque hai varie vie, puoi essere molto più brutale, puoi essere un po' più subdolo e trovare delle entrate alternative. Insomma, è molto interessante come struttura, è una cosa che hanno applicato a molti giochi Ubisoft e che anche Assassin's Creed fa molto bene a mio parere. Personalmente l'ho apprezzato, mi sono divertito giocandolo. È chiaro che ci sono ancora dei dubbi, ma ho apprezzato moltissimo la presenza di vari personaggi storici. Perché tu nel gioco hai personaggi storici molto importanti come Vidocq, il Marchese de Sade, Napoleone. Ognuno ha delle missioni personalizzate diverse. E quindi c'è una certa varietà nel gameplay. Poi alla base molte sono sempre delle sorte di missioni, dei mini sandbox, dove tu hai l'obiettivo e state a decidere come arrivarci. Personalmente lo trovo molto interessante, mi sembra un grosso passo avanti per la serie. E poi tecnicamente fa davvero impressione a livello di numeri. Perché il pubblico, cioè la gente che c'è in giro per Parigi è tantissima. Ti interrompo un secondo per chiedere alla regia se per lui è tutto ok, che alcuni ragazzi a casa non riescono a caricare il video. Dammi un cenno, Lore. Da noi va tutto bene? Intanto vai pure avanti a parlare, adesso arriverà Lore con la verifica. Dicono di sì, per adesso vai pure avanti. C'è chi riesce, parte. Allora è come al solito Twitch che va. Dovete fare F5, ragazzi. Twitch un po' lo stai spesato. Dicendo a quelli che non ti vedono, quindi non lo sapranno mai. Perché se ti ascoltano è perché stanno vedendo il video. Che il live numero 10 può essere, e allora non mi rompo i coglioni. Che è già tanto che ancora parlo. Allora, comunque, dicevamo, è molto interessante. Una cosa che mi sono stupidamente scordato di precisare nella preview, ma che è molto importante in realtà, è che è stato modificato anche il free running. Non hai più il free running fisso, ma il free running alto e basso, che vuol dire che se tu tieni schiacciato uno dei due bottoni mentre fai il free running con il trigger dorsale, sali o scendi, il che vuol dire che vai molto più velocemente da una parte o dall'altra, e cioè non è più quel problema di dire che mentre correvi magari facciamo vedere del footage, esatto, non è più quel problema dove se corri magari prendi quell'ostacolo, salti su quell'ostacolo che non volevi saltare o dove volevi questa andare. È la presentazione fatta vedere alle 3 se non sbaglio, esatto, ed è il multiplayer. Perché un altro punto forte di Assassin's Creed Unity è la cooperativa, è molto concettualmente molto simile a quella di Splinter Cell, nel senso che fai delle missioni pensate per due giocatori con posizionamento delle guardie che ti porta alla collaborazione tattica. Ed è molto intelligente, nel senso che comunque devi collaborare, ma puoi anche fartele per i cavoli tuoi, e sono missioni difficilissime da solo.
quindi comunque c'è una sorta di forzato aumento della difficoltà che porta il gioco a diventare più godibile anche per chi vuole un livello di sfida più elevato. Questa cosa la si è vista in Splinter Cell ed è tutto correlato perché tutti gli studi di sviluppo Ubisoft, ho parlato con uno dei game designer del gioco, si influenzano a vicenda e quindi quando c'è, diciamo, il brainstorming si passano varie idee, si influenzano a vicenda e tutto ciò che funziona va a influenzare gli altri giochi a migliorarli. È molto interessante come cosa, mi piace moltissimo come idea, però è rischiosa perché se poi riutilizzi troppe idee rischi il collo di bottiglia. Oltre alle idee, sarebbe interessante sapere da Ubisoft o dagli sviluppatori quanto è la mole di lavoro tecnico che riprendono dai capitoli precedenti in termini di animazioni. Quanto recuperano dai vecchi? Domani lo chiederemo alla Giulia prendendola di soprassalto. Non ci risponderà, non ci risponderà perché non saprà risponderci. Si occupa di altro. Esattamente, ma lo faremo solo per sfizio, per essere degli stronzi come siamo noi di solito. Comunque, mi spiace non avere qua un uomo di Ubisoft perché gli avrei fatto qualche domanda sul comparto tecnico a cui non avrebbe potuto rispondermi molto probabilmente. Esatto, e ti avrebbe riso in faccia o si sarebbe chiuso a Però diciamo che a livello di meccaniche e miglioramenti promette bene Unity e lo dice uno che non è un grande fan della serie. È chiaro, può essere uno dei giochi dei giochi più promettenti in uscita, secondo me ha del grandissimo potenziale, sta a vedere come l'hanno messo in piedi sulle console di current gen, cioè quanto regge gli FPS. Sono 30, ricordiamolo. Allora, Bull 97 dice: che ne pensate dei requisiti minimi GDX 680 su PC? Della... Se non sbaglio sono ancora dei rumor, ragazzi, cioè erano usciti le requisiti minimi. E chiedi anche se i GPU inferiori faranno giocare da un sito coreano e non era molto affidabili, se anche contiamo... perché sono altissimi, tipo. Esatto, non lo so, Assassin's potrebbe essere molto scalabile il motore. Assolutamente. Dipende da quanti dettagli si potranno togliere. La mole poligonale è pesante con quella massa di personaggi a schermo, quindi non so dirti esattamente fino a che punto possano migliorarlo, scalarlo, perfezionarlo. Aspettiamo comunque qualche prova diretta e conferma ufficiale sui requisiti. Chiaro, che arriveranno. Sì, lo chiederemo allegramente. E altre domande? Altre domande in realtà sono abbastanza arrabbiati con Assassin's Creed in generale per il ripetersi troppo spesso dei capitoli di Assassin's, addirittura il doppio Assassin's quest'anno. Guarda, due in un solo anno. Capisco il fattore quando il gioco che esce qualitativamente lascia a desiderare, però ragazzi, Unity, cioè su Rogue posso capire un po' lo scazzo, però su Unity no, perché obiettivamente se ve lo dice uno che gli Assassin's Creed non li ha mai digeriti particolarmente, che il gioco è migliorato tanto, credeteci, nel senso, perché a livello di meccaniche è migliorato tanto, ma tanto. Poi solo su quello mi posso esprimere, perché chiaramente ancora a livello di campagna. Dicono che su Steam hanno confermato ufficialmente la 680 come requisito minimo per AC. Boia, ladder 680 di minimo? Sì. Non venderanno molto su PC. Okay. Adesso 680 è fascia medio-alta, però cacchio, non è comunque una scheda che hanno tutti. 680 è tanto, 680 è veramente tanto. Ok, già che ci siamo, che ormai non abbiamo... Vabbè, ma è perché i nostri cari ragazzi della chat stanno facendo la shitstorm a cazzo per i cavoli loro. Esatto. Senza motivo, insomma. Vogliono vedere dell'altro gameplay, chiedono alla regia se abbiamo altro se gameplay. Se ce l'abbiamo ancora, se no rimanda lo stesso. Intanto e poi piantatela di fare casino che vi banno tutti, bestie. Per prendere tempo, ti chiedo due parole su Sharknado, che so essere uno dei tuoi film preferiti dell'Asylum. Quella lì è una casa che ti piace un sacco. Ho visto ma tra mega cazzo c'entra Sharknado? Cioè, secondo me la chat lo capirà. Ok, vediamo altro gameplay. È finito il gameplay. E invece no. Però questo non è più attualmente gameplay. No, è il trailer. Quindi niente, abbiamo finito il footage di gameplay. Purtroppo abbiamo finito il footage di Assassin's Creed. Vabbè, ci sono domande intelligenti in chat o anche loro ormai si sono persi? Assolutamente via. No. Dicono pregianza per il sociale e non ci sono più domande su Unity. Quindi finiamola subito qua, così andiamo a rinfrescare un attimo. Però abbiamo fatto giocare Unity al buon 5 Minutes, che potremmo anche chiamare al volo e farci dire le sue impressioni sul giocato di oggi.
Ma dov'è? Ah, è lì. Vieni qua, 5 minutes, fai il giro, fai il giro. Anzi, tu hai giocato Assassin's Creed Unity oggi. Sì. Ok, aspetta. Cosa ne pensi? Vieni più qua, Five, vieni in mezzo a sederti. Anzi, ti cedo volentieri microfono. Vabbè, buonasera. Cosa? Vai. No, niente, allora Unity è... sembra un bel gioco. Ha qualche problema sul frame rate, più che altro. Si sono visti tanti cali. Sono visti tanti cali, soprattutto nelle fasi con molta, molta folla, molta gente a schermo. Ci sono altri problemi sul parkour, in quanto il personaggio ogni tanto si impianta contro muri invisibili, si incastra dentro le colonne e cose del genere. La build era libera o avevi missioni specifiche? No, c'era una missione specifica in cui allora, allora, come ti dicevo, c'è il rischio che sia una build più vecchia di quella che ho provato. Probabilmente io. Sì. Molto probabilmente sì. Perché mi sembrava abbastanza arretrata comunque. No, anche perché la mia versione per Xbox One aveva dei cali di frame rate, chiaramente stavano ancora ripulendo, però non erano così gravi i problemi tecnici. C'erano, perché chiaramente è in sviluppo e quindi ci sono sempre, però non così pesanti. Quindi mi sa che qua hanno portato la build vecchiotta. Probabilmente. Però, a livello di meccaniche... è sì, migliorato. È interessante, il parkour è tutto molto più veloce. Per scalare un muro che probabilmente negli altri capitoli ci si metteva 4-5 secondi, adesso bastano 2 secondi, vai tranquillo, esatto. Su. Stessa cosa. Sì, a livello di scendere. Animazioni sono migliorati tanto. Sì, sì, sono abbastanza. È promettente fluide. Alla fine della fiera. Vediamo come cavolo va avanti, Five. Sì, sì. Quindi niente, io e 5 Minutes vi salutiamo. E. Abbiamo ancora un live, forse, credo di sì, non ne sono sicuro, potremmo anche saltarlo, no, in realtà non lo saltiamo. Abbiamo ancora un live. Ok, abbiamo ancora un live. Ragazzi, ciao. Buonasera. Ci vediamo domani e dopodomani anche, però cioè, ci vediamo adesso e domani e dopodomani. Ciao a tutti.